Buon pomeriggio a tutti, ringrazio chi si è collegato e chi si sta collegando. Il numero dei collegati è in veloce aumento, sta andando su 200, aspettiamo soltanto un attimo che tutti quelli che si sono prenotati svolgano le loro attività di collegamento, ma 5 minuti davvero, non di più, e poi partiamo con il lavoro. Che si svolgeranno come da programma. Abbiamo gli interventi della professoressa Lucia Angiolini, presidente del CONAMBI, quindi del professor Roberto Ajassa, che è presidente dell'Associazione Italiana Naturalisti, la dottoressa Floriana Di Stefano, che è presidente dell'Associazione Italiana in Scienze Ambientali. Concluderò io, nella mia qualità di presidente del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati. Chi nel corso degli interventi vorrà porre domande potrà farlo anche in chat. Risponderemo via via in pubblico a tutti i quesiti, in modo tale che un intervento, una domanda per qualcuno interessante lo sarà sicuramente per altri. Cercheremo di rispondere ai quesiti di carattere generale, quelli più complessi, per i quali una risposta per iscritto sarebbe estremamente lunga. Risponderemo in pubblico. E questa presentazione viene registrata e sarà resa disponibile tramite il CONAMBI a tutte le università che vorranno poi ulteriormente divulgarla e la pubblicheremo anche nel nostro sito. Pregherei, diciamo così, la regia di attribuire il ruolo di relatore alla professoressa Angiolini per la sua presentazione. Dovreste vedere la prima slide. Vediamo, proceda pure. Procedo. Allora, innanzitutto, buon pomeriggio, benvenuti a tutti. Prendo la parola molto brevemente per ringraziare innanzitutto il Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati, e in particolare il dottor Orlandi, per aver acconsentito all'organizzazione di questo webinar, che è estremamente importante e utile per gli studenti, i laureandi e i neolaureati nelle discipline naturalistiche e ambientali. Sì, In questa sede il collegio vi fornirà informazioni preziose, forse a volte non facilmente reperibili, sulle opportunità che hanno i laureandi e i laureati in scienze naturali, ambientali e del territorio nel mondo del lavoro. Per CONAMBI, anticipo che verrà prodotto, oltre alla registrazione, anche un breve verbale da mettere a disposizione perché si tratta di una di quelle iniziative molto utili che ci vengono richieste per l'introduzione al mondo del lavoro dei nostri laureandi e dei nostri studenti. Quindi ringrazio moltissimo ancora il Collegio e il dottor Orlandi per questa meravigliosa opportunità, che è davvero di grandissima utilità per comprendere quali sono alcune delle opportunità lavorative di questa professione che è estremamente importante ora e lo sarà sempre di più nel prossimo futuro. Vorrei anche accennare brevemente a CONAMBI, forse non tutti sanno cos'è CONAMBI. È il Collegio Nazionale delle Scienze Naturali e Ambientali e rappresenta i corsi di studio universitari nelle discipline naturalistiche ambientali.
raccoglie tutti i presidenti dei corsi di laurea della classe L32, che sono le lauree triennali in scienze naturali e ambientali, e le due magistrali LM60 e LM75. Il consiglio direttivo in carica da novembre 2021 è rappresentato dalla sottoscritta dell'Università degli Studi di Milano. Sono coordinatrice appunto dei corsi di laurea in scienze naturali e biogeoscienze. E poi abbiamo Francesca Beocchini dell'Università Politecnica delle Marche, Annalisa Ferretti dell'Università di Modena e Reggio, Lorenzo Peruzzi dell'Università di Pisa e Irene Petrosillo dell'Università di Salento. Negli scorsi 3 anni il consiglio direttivo era abbastanza simile, ma il presidente era la professoressa Anna Persiani di Sapienza dell'Università di Roma, la Sapienza. Cosa ha fatto, cosa fa e cosa farà con ambi? Allora, nel 2021 essenzialmente si è occupato della manutenzione delle classi di laurea, tutte e tre, quindi la triennale e le due magistrali, con la revisione e l'aggiornamento degli obiettivi formativi. E a questo processo hanno contribuito molti, quasi tutti i presidenti dei corsi di laurea. Inoltre, altre attività molto importanti durante lo scorso anno sono stati senza dubbio la partecipazione al gruppo di lavoro per la revisione del TOLCS, quindi il test d'ingresso alla triennale, con CISIA, il consorzio interuniversitario per i test d'accesso. Ha partecipato anche al progetto orientazione di CISIA e sono stati realizzati dei video informativi per le triennali in scienze naturali e scienze ambientali. E infine ha coordinato il gravoso lavoro di rendicontazione dei processi PLS del piano lauree scientifiche. E di tutto questo si è occupata in particolare Francesca Beocchini, che tutti ringraziamo molto. E cosa sta facendo quest'anno? Beh, innanzitutto Irene Petrosillo ha realizzato la pagina Facebook di Conambi, a cui chiediamo di contribuire attivamente a tutti i presidenti dei corsi di laurea. E poi, grazie all'attività di Lorenzo Peruzzi, è stato aggiornato l'indirizzario dei coordinatori o presidenti dei corsi di studio italiani e questo ci ha permesso anche di raccogliere i dati sugli immatricolati e gli iscritti alla triennale e alle due magistrali, che vi mostrerò molto brevemente nelle prossime slide. Devo dire che tutti i presidenti di corsi di laurea hanno contribuito a fornire questi dati e questo è stato senz'altro di estrema utilità, lo sarà per commentare questi dati e quindi voglio proprio ringraziare a nome del comitato tutti i presidenti che hanno fornito i dati. Infine, ci stiamo preoccupando molto delle future lauree abilitanti e per questo abbiamo cercato di intraprendere un dialogo con gli ordini professionali e in particolare col Collegio degli Agrotecnici Laureati, da cui è scaturita, diciamo, da questo dialogo, da questo primo incontro, l'idea appunto di realizzare questo webinar, che ripeto, per noi è di importanza notevole per tutti i nostri studenti e neolaureati. E infine vorremmo condividere le attività di tirocinio che vengono fatte nelle diverse sedi e per questo contatteremo i presidenti a breve termine. Vi mostro il risultato del censimento che abbiamo fatto sugli immatricolati che vedete nelle mappe a sinistra e sugli iscritti. Questo è per la triennale L32, quindi scienze naturali e scienze ambientali. Diciamo che gli iscritti a questi corsi laurea triennali sono veramente tanti, raggiungono quasi 11.000 iscritti in tutta Italia e come vedete sono ben distribuiti in quasi tutte le regioni, con una concentrazione nel nord-ovest, nell'Italia settentrionale, però abbiamo, diciamo, un'ottima rappresentanza anche a Roma e più o meno in tutte le sedi. Ecco, quindi ci sono tanti iscritti a queste lauree triennali. Per quanto riguarda le magistrali, invece, il dato è meno, se volete, soddisfacente, nel senso che invece di avere quasi 11.000 iscritti, per esempio per la LM60 Scienze della Natura, arriviamo a 1.100 iscritti. E qui, come vedete, per quanto riguarda gli iscritti, quindi non solo quelli al primo anno, ma su tutti i 2 anni, più i fuori corso, abbiamo una maggior concentrazione in Italia settentrionale.
e non tutte le regioni hanno questo tipo di laurea magistrale. La situazione per la LM75, quindi la scienza e le tecnologie per l'ambiente e il territorio, è migliore rispetto alla LM60, raggiungiamo circa 1.700 iscritti in totale, e anche qui però vedete che abbiamo una grossa concentrazione in Italia settentrionale e poi abbiamo la Sapienza, però non tutte le regioni sono coperte. Dunque, quindi sicuramente i presidenti di corsi di studio in queste classi dovranno trovarsi e pensare a come spiegare, diciamo, questa situazione, però non è un tema che riguarda l'incontro di oggi. Volevamo solo presentarvi una panoramica che comunque è molto interessante e mette in evidenza il grande successo che hanno le lauree triennali in scienze naturali e ambientali. Però ora lascerei la parola ai nostri ospiti, al Collegio degli Agrotecnici, Agrotecnici Laureati, perché davvero ci mostreranno tutte le prospettive molteplici di successo che hanno i nostri studenti e laureati. Quindi vi ringrazio e cedo la parola al Collegio. Dottoressa, grazie. Lascerei la parola al dottor Ayassa, a cui assegno adesso il ruolo da relatore, così può condividere. Professore, deve aprire il microfono. Ha il microfono chiuso. Adesso dovrebbe Mi esserci il sentite microfono. Sì, bene? Va lo bene, sento. scusate. Prego. Benissimo, io non ho nulla da condividere a questo che ho detto prima. Vorrei far presente, ho collaborato con l'attività del CONAMBI in quanto docente al Dipartimento di Scienze della Terra e da sempre mi sono occupato di scienze, del corso di laurea di Scienze Naturali a Torino. Diciamo, la mia attività si è svolta per quanto riguarda, dal punto di vista professionale in questo ambito, ma fin dalla nascita ho anche fatto parte dell'Associazione Italiana Naturalisti, un'associazione forse sapete nata negli anni 70. Io mi sono iscritto come neolaureato proprio in quegli anni e ho sempre collaborato, ho partecipato alle attività di questa. L'AIN fin dall'inizio si è occupata della figura del naturalista. Obiettivo con cui è nata, purtroppo un obiettivo che non è stato raggiunto, con cui è nata l'AIN, era proprio quello di arrivare alla nascita di un albo dei naturalisti, un albo che quindi avesse come oggetto la tutela, la qualificazione, la valorizzazione e la tutela professionale del naturalista. Questo era un po' l'obiettivo iniziale. Purtroppo questa ipotesi è andata scemando nel tempo, non ha potuto essere realizzata, ma si è aperta alcuni anni fa, oramai credo siamo quasi, intorno ai quasi 10 anni, la collaborazione con l'Ordine degli Agrotecnici Laureati, con l'Albo degli Agrotecnici Laureati, con l'Ordine degli Agrotecnici Laureati, che una collaborazione e una opportunità, direi, per il naturalista, per i naturalisti in generale, che si è rivelata molto importante, significativa. Naturalista mancava di una tutela della sua professionalità e nel mondo professionale, nel mondo delle professioni, purtroppo è necessario rientrare e avere la possibilità di appoggiarsi a una struttura che ha queste prospettive. Quindi è un problema di collocazione che ci siamo posti e che abbiamo affrontato, e non dico risolto definitivamente, mi scusi, dottor Orlandi, non è,
negativo in tal senso, ma che merita ancora poi di svilupparsi questo tipo di collaborazione, di migliorare soprattutto, direi, con vantaggio reciproco. Questa è un po' la storia, no? Brevemente, che cosa è capitato? Che con l'avvio di questa collaborazione i naturalisti hanno trovato la possibilità di collocarsi nel mondo delle professioni, anche se non con un albo dei naturalisti, ma all'interno di un albo che ha offerto e ha garantito alcune opportunità per il professionista stesso, per il professionista naturalista, che aggiungo nel tempo, in questi anni, entrando nell'ordine, proprio nell'ordine, ha addirittura assunto dei ruoli istituzionali all'interno dell'ordine, sia ben chiaro, significativi, importanti, quindi con, spero, reciproca soddisfazione da parte dell'ordine, da parte dei professionisti. Devo dire la verità, chi mi ha preceduto e che si è dedicato con molto impegno in questa direzione è stato il dottor Conti, un naturalista, professionista di Firenze, che per anni è stato presidente dell'associazione e che io adesso con molta modestia cerco di sostituire, perché ovviamente lui ha detto basta, è ora di cambiare, ma che partecipa tuttora all'attività. Il dottor Conti, che è stato uno dei primi, credo, a entrare all'interno dell'albo. L'albo, dicevo, ha offerto delle opportunità, e questo è l'aspetto importante, delle opportunità per il professionista affinché non si trovasse, diciamo, abbandonato e solitario nella sua professione, tra l'altro in un mondo dove era necessario, in una realtà dell'attività lavorativa, dove era necessario avere non solo delle competenze che senz'altro naturalista ha con il suo percorso formativo, ma anche un'organizzazione, un'attività di supporto, una realtà di supporto, di garanzia professionale, economica un ultimo aspetto, che ha appunto trovato all'interno di questo albo. Tant'è vero che oggi ho visto dei dati abbastanza recenti che mi sono stati inviati gentilmente, circa il 30%, forse qualcosa di più, di coloro che hanno partecipato, sono entrati, hanno chiesto di entrare a far parte negli ultimi anni dell'ordine degli agrotecnici laureati, di entrare quindi nell'albo, diciamo appunto hanno raggiunto circa il 30%, forse il dottor Orlandi mi può correggere, per quanto riguarda i laureati magistrali, quindi i laureati quinquennali, e forse un 20% circa dei laureati triennali. Quindi ecco che questo è un aspetto che non è certamente marginale. Quindi il percorso formativo a questo punto del laureato in scienze naturali, del naturalista, un percorso formativo qualificante in sé, trova anche la possibilità di essere condotto, di essere gestita. L'attività professionale che ne deriva di essere gestita in modo efficiente, efficace, garantita una certa tutela proprio dell'attività stessa all'interno di questo ordine. Questo discorso, secondo me, merita di essere senz'altro portato avanti, questo aspetto, probabilmente, dicevo prima, approfondito. Ci saranno senz'altro, e io non solo lo spero, ma credo che avverrà questo, con un miglioramento non solo delle relazioni, ma proprio della possibilità di tutelare questa professione che altrimenti si trova un po' in condizioni non così favorevoli. Dicevo, i risultati e la soddisfazione dei naturalisti da questo punto di vista c'è. Non è che io possa riportarvi un riscontro numerico, perché non sono in grado, probabilmente è anche possibile andando a spulciare, andando a cercare queste informazioni,
Però posso assicurarvi che la maggior, anzi direi tutti coloro che ho sentito dopo che hanno avviato questo percorso, si ritengono soddisfatti. Spero, anzi credo, non solo spero, credo che da questo punto di vista in futuro non solo si possano migliorare le cose, ma proprio in questo momento di anche di, non di revisione, ma di approfondimento per quanto riguarda in generale l'organizzazione dei percorsi formativi con le tematiche relative alle lauree abilitanti, quindi con questa attenzione particolare, possono esserci degli ulteriori spazi, anzi delle ulteriori opportunità. E diventa importante in questo senso, per esempio, attuare anche delle sinergie, no? Quindi, per quanto riguarda la possibilità di avviare dei percorsi, forse nuovi, o comunque di, revisionare dei percorsi già avviati, che si possa pensare di arrivare a delle soluzioni che siano, direi, scusate se uso questo termine, vantaggiose per i nuovi laureati, per coloro che si apprestano ad entrare nel mondo del lavoro, nel mondo della professione, con delle aperture che possano offrire delle opportunità che purtroppo in passato non sono state così, in passato, parlo passato molto dietro, non sono state così vantaggiose. Delle aperture che ovviamente richiedono da parte degli ordini in generale una attenzione in tal senso. Dicevo, così vado verso una conclusione, no, di questo banale, breve e forse banale discorso, abbiamo dei risultati positivi, abbiamo delle manifestazioni di soddisfazione che non vogliono dire che, io ripeto, che tutto vada perfettamente bene, ma ci si deve muovere nella direzione di migliorare questo percorso. Abbiamo comunque delle, diciamo, una conferma, una verifica della bontà di questo percorso e una verifica che porta con sé la necessità e la prospettiva di promuoverla ulteriormente andando avanti. Aggiungo. E probabilmente anche il momento, sono gli anni questi in cui un messaggio relativo alle problematiche ambientali arriva con molta forza dai media, arriva semplicemente dalla sensibilità delle persone, dalla sensibilità dei giovani in generale. E quindi ecco che c'è una attenzione a queste problematiche. Si tratta ora non solo di coltivare questa attenzione, di dare gli strumenti affinché queste aspettative, queste problematiche possano essere gestite con competenza in relazione a un percorso formativo che dia gli strumenti per agire con competenza, ma che ci sia anche un'attenzione da parte delle professioni in genere, non parlo neanche più di un singolo ordine. Delle associazioni, delle organizzazioni che si occupano di questo, di offrire possibilità ampie a questi giovani laureati, accompagnandoli anche nella loro poi attività professionale. Quindi un invito proprio da parte di tutti a sostenere questo aspetto. Spero di non essere stato troppo confuso e troppo, dicevo, banale nel mio discorso. Comunque, con questo passerei di nuovo la parola all'ordine. Grazie per l'intervento. Lascerei la parola alla professoressa Di Stefano, a cui assegno immediatamente il ruolo da relatore. Prego.
Vediamo il monitor, ma non la sentiamo in questo momento, anche se il Ora microfono è vedetela. aperto. Tutto perfetto, prego. Perfetto, solo che io devo mettere. Allora, vediamo un po'. No, quindi devo tenere. Vedete il quadretino nero sopra la slide per caso? No. Non riesco a buttarlo giù. Ah, ok, allora va bene così. Noi vediamo la Allora, slide intera. intera, perfetto. Allora, buonasera a tutti. Innanzitutto grazie all'ordine per questo invito che a cui insomma noi come associazione teniamo molto perché il Collegio degli Agrotecnici ci ha, come vi dirò fra poco, accolto a braccia aperte. E per questo, come nel caso dell'associazione AIN, la prima cosa in assoluto è ringraziarvi. E anche insomma ringrazio il Conambi che con gli agrotecnici hanno organizzato questo evento che oggi pomeriggio ci dà la possibilità di affrontare delle tematiche attualissime che hanno bisogno di azioni per migliorare la professionalità dei laureati nelle scienze ambientali. Io come associazione, noi come associazione di categoria abbiamo un po' più ampliato diciamo le competenze professionali, indicandole come le discipline delle scienze ambientali. AISA, che cos'è? AISA è un'associazione che è nata nel lontano 97 da un primo gruppo di laureati in scienze ambientali sostenuto dagli studenti, quindi è nata all'inizio come un'associazione studentesca e mano a mano nel tempo, nel 2017, è divenuta a tutti gli effetti un'associazione di categoria professionale. Riconosciuta dal Ministero dello Sviluppo Economico e quindi iscritta nell'elenco delle associazioni che prevede la legge 4 del 2013, che sono praticamente tutte quelle professioni che non hanno un albo, un collegio, un ordine di riferimento. L'associazione ha come scopo quella di, l'ha sempre avuto dall'inizio e ancora oggi, sempre più in modo incisivo, ha come finalità quella di promuovere il riconoscimento giuridico ed economico delle competenze e delle attività dei professionisti, appunto, come vi dicevo, nelle discipline delle scienze ambientali. In che modo? Promuovendo e riconoscendo in modo giuridico la professione di esperto ambientale. E la qualità, garantendone la formazione, l'aggiornamento, l'identificazione professionale. Questo attraverso cosa? Una con della Dottoressa, chiedo scusa, ma sentiamo malissimo. O addirittura nulla. All'inizio l'associazione è nata, come vi dicevo, da studenti e da neolaureati in scienze ambientali, quando nel vecchio ordinamento esisteva la laurea in scienze ambientali, quinquennale. Nell'andare avanti nel tempo con le riforme della 3 più 2 e quant'altro, praticamente che cosa è successo? Che non esiste più il laureato in scienze ambientali vecchio ordinamento come lo sono stata io quando mi sono immatricolata nel 93, ma nel tempo la figura del laureato in scienze ambientali si è innovata, rimodernata,
è diventata quella che oggi ritengo una delle lauree più moderne e innovative, che praticamente oggi, con quello che sottolineava anche il presidente dell'AIN, è il mondo del mercato, la richiesta del mercato, una figura di un professionista che si occupa di ambiente a 360 gradi, e cioè il nostro punto di forza, la multidisciplinarità. Questo comporta una possibilità di competenze professionali molto ampie, che noi abbiamo un po' raccolto in categorie, settori, se volete, che sono qui rappresentate. Si va dalle gestioni, dalla pianificazione ambientale, con sotto tutta una serie di esempi, autorizzazioni e valutazioni ambientali. Si va invece nel settore del monitoraggio in tutte le matrici ambientali, acqua, terra, suolo, aria. Si passa alle, non mi va più avanti la presentazione, si passa alle certificazioni e anche ad un settore che AISA coltiva molto, l'educazione e la formazione ambientale. Perché questa professione è vincente? Perché il percorso di studi che svolge durante il percorso universitario gli dà le conoscenze di base per analizzare il problema ambientale, per risolverlo, e ha delle capacità quindi sia di analisi, ma anche, se volete, di direzione di lavori, quindi anche decisionale. Ed è una figura professionale che, con tutto quello che comporta le problematiche ambientali attuali, dovrebbe essere molto tra le professioni praticamente più ricercate. Che cosa fa AISA? AISA diciamo, a un certo punto del percorso dell'associazione ci si è resi conto che bisognava darsi un'entità, una entità professionale, che abbiamo concretizzato nell'esperto ambientale. Grazie alla legge 4 questo è stato possibile. Facendo tutto un percorso molto articolato e con vari ostacoli, alla fine nel 2017, come vi dicevo, è stata riconosciuta dal MISE, e attualmente l'AISA, attraverso una procedura di valutazione dei requisiti e delle capacità professionali, che viene svolta attraverso l'esame di un book professionale, del curriculum del candidato e di un colloquio, si attestano queste, cioè la qualità del lavoro che svolge il professionista, e se la commissione valutatrice, ritiene idonea, questo professionista, si rilascia, cioè si iscrive all'associazione come esperto ambientale, e a questa persona viene praticamente, questo professionista viene rilasciato un attestato. Quindi AISA in questo modo autorizza gli esperti ambientali a svolgere la propria professione, identificandosi con un marchio, quindi il famosino, il famoso timbro, con un attestato di qualità e di qualificazione professionale verso i propri clienti. E, come prevede la legge 4, non solo AISA promuove il professionista, ma tutela anche il consumatore, perché garantisce all'utente una qualità professionale, e lo stesso utente, lo stesso cittadino, può praticamente, attraverso lo sportello del consumatore, presentare delle istanze nel momento in cui ci siano dei problemi, o utilizzare il canale dell'associazione per ricercare l'esperto che in quel momento ha bisogno. In questo contesto, qual è, diciamo, quali sono le tipologie di professionisti, cioè di soci che si affacciano all'associazione? I professionisti possono essere individuati in varie tipologie. Abbiamo
laureati che decidono di dedicare la propria vita professionale come diciamo sotto forma di dipendenti e quindi diventano dei dipendenti pubblici o privati, e poi c'è il mondo del lavoro autonomo, che possono essere dei liberi professionisti se hanno con partita IVA o autonomi atipici. E chi cerca praticamente quali sono gli ambiti lavorativi dove l'esperto ambientale viene richiesto? Praticamente in tutti i settori, dalle amministrazioni centrali e regionali, negli enti locali, nelle agenzie per l'ambiente, regionale, quindi le varie ARPA, negli istituti di ricerca, nelle imprese e nelle società private. Per i soci banali che possono, che magari all'inizio avevano un loro appeal, ma ora sono insomma comuni, hanno chiunque, e quindi parlo, che ne so, di una PEC, di una firma digitale o di una convenzione col commercialista piuttosto che con uno studio legale. Secondo me i servizi importanti che offre AISA sono l'identità professionale, perché molti soci che non hanno magari bisogno, essendo dei dipendenti di strutture pubbliche, addirittura non so, di ministeri e insomma simili, similari, hanno bisogno semplicemente di appartenere ad una comunità, cioè di appartenere ad un'entità professionale. E questo si esprime attraverso il famoso timbro e attestato di qualifica che sia. E qui arriviamo all'ordine. Il timbro professionale indica una garanzia per il consumatore, indica una garanzia un'appartenenza, dottoressa, l'abbiamo persa. Buongiorno a tutti, scusate per questi problemi. Al momento passerei la parola al dottor Orlandi, a cui condivido, Gortenico Orlandi, a cui condivido immediatamente lo schermo. Ok, un attimo. Sì, un attimo, che io non Ok, comincio a fare. vai Roberto. Purtroppo la collega di Stefano probabilmente aveva un collegamento un po' debole. Comunque la riprendiamo dopo, qualora riesca a ripristinarlo in maniera migliore. Intanto che mi caricano le slide, io volevo ringraziare chi mi ha preceduto. In primo luogo la professoressa Angiolini per i dati molto interessanti che ha presentato. Mi pare che si possa
Mi pare che si possa ritenere un vero successo la questione delle lauree triennali, perché la diffusione di 11.000 soggetti è una cosa importante. E invece, per quanto riguarda le lauree abilitanti, ecco, questa è la sfida del futuro, cioè le lauree abilitanti sono una novità legata anche al PNRR, e senza il PNRR, cioè senza che fossero diventati un obiettivo legato ai finanziamenti europei, non le avremmo mai fatte in Italia, perché in realtà le lauree abilitanti sono quelle che annullano di fatto o fanno coincidere l'esame di laurea con l'esame di abilitazione. Scusate, stavo dicendo, è una sfida importante quella delle lauree abilitanti. Noi certamente le faremo insieme al CONAMBI, e nel farle insieme chiuderemo semplicemente gli esami questo mese in cui sono partite, poi lo dirò dopo, gli esami di abilitazione, quindi sono partite il termine in cui si può fare domanda per partecipare agli esami, ma poi metteremo insieme un gruppo di lavoro per raggiungere anche questo obiettivo. Mentre ho trovato molto interessante anche l'intervento del professor Ayassa e anche un po' l'aver raccontato la storia dell'AIN, che è un po' la storia anche di tante altre organizzazioni, figure professionali in Italia, che riguardano la ricerca di una collocazione professionale, che da noi in Italia si ottiene tramite la creazione di un albo. Noi viviamo, l'albo in Italia è fondamentale, noi viviamo in un paese che è governato da un sistema normativo di civil law, che è diverso da quello dei paesi del nord Europa anglosassone, che vivono in un regime di common law. Gli ordini professionali sono tipici dell'Europa del sud, l'assenza o la limitazione molto forte di ordini professionali è tipica dei paesi del nord europei. E di fatto il nostro è un sistema di tipo autorizzatorio. In Italia tu non puoi fare un'attività se non hai l'autorizzazione a farla. Badate bene, non se la sai fare, se sei autorizzato a farla. L'ordine professionale attesta, perlomeno formalmente, che un soggetto è autorizzato a farla, e quindi se non hai ordine devi operare all'immagine del contesto economico italiano. Roberto, ti si è chiuso il microfono. Roberto, hai il microfono chiuso? A me risulta aperto. Scusate un attimo. Quindi quando l'AIN venne da noi e c'era, diciamo, il predecessore del professor Ayassa, il collega Maurizio Conti, trovò da noi, diciamo, credo, una buona disponibilità, e noi aprimmo l'albo a queste figure, sostenendo in ogni modo l'ingresso. E io sono contento anche di sentire che loro entrando nell'albo hanno avuto una buona soddisfazione e una prima risposta alle loro esigenze professionali. Poi hanno avuto una prima risposta perché hanno avuto una tutela pubblica, un riconoscimento pubblico, e hanno anche ampliato il numero delle attività, perché oltre a quelle tipiche loro hanno potuto comunque estendere a buona parte di quelle agrarie. Però sempre ha ragione Ayassa nel dire che loro giustamente si aspettano anche qualcosa di più, qualcosa di ulteriore.
E io lo trovo anche giusto, e noi lavoreremo insieme per ampliare e dare maggiore riconoscibilità specifica alla figura del naturalista e a quella dell'ambientologo. Poi ci troveremo a parte per valutare in che modo lo possiamo fare. Ringrazio anche ugualmente la presidente Di Stefano, che anche lei ha raccontato uno spezzone della storia dell'Italia. Un'associazione che si riunisce non ha accesso a un ordine professionale, non ha un proprio ordine professionale specifico e trova sfogo nella legge 4, che è la legge delle attività non regolamentate, è un registro che sta al MISE, al Ministero dello Sviluppo Economico, trova sfogo lì per cercare una sua identità. Poi anche loro, e anch'io mi auguro con soddisfazione, perché purtroppo il suo intervento si è bloccato a un certo punto, non vedevamo più, sentivamo più niente, l'immagine era ferma, però anche lì, diciamo, anche loro sono entrati a far parte dell'albo, pur non rinunciando a nessuna delle loro specificità, però il fatto che loro stessi abbiano dovuto ricorrere al meccanismo della legge 4 racconta un pochino la storia non sempre giusta di questo paese. Infatti in Italia le lauree in scienze naturali e ambientali sono sempre state viste dalle figure professionali del mondo agrario un po' come se fossero i nostri cugini strani, mentre quello che aveva studi agrari si occupava della produzione, quindi dell'impresa agricola e dove esisteva il valore economico, il naturalista era il parente strano, quello che andava, scusatemi la similitudine, andava a farfalle mentre di qua si pensavano agli affari. Ecco, io invece, pur essendo i miei studi di carattere sia superiore che universitario interamente agrari, io ho sempre pensato che chi faceva scienze naturali e ambientali avesse, non voglio dire una marcia in più, ma sicuramente una prospettiva, una formazione trasversale più ampia di quella dell'agrarietà, che era molto legato ultimamente meno, ma all'epoca mia era molto legato soltanto all'aspetto produttivo. E si trattava di un gruppo di persone, che vediamo anche da questi numeri parecchio esteso, che semplicemente non ha avuto la fortuna o l'occasione di poter creare un albo professionale. E noi abbiamo pensato di dare loro una mano. Ora io vorrei raccontarvi invece che cosa facciamo dell'albo e come riusciamo a dare una mano, magari a quelli che non tutto sanno. Puoi andare con le slide avanti? Togli questa immagine e vai avanti con la prima slide. Fai scorrere, per favore. Proviamo di così. Sì, grazie. Ascolta, ecco, allarga abbastanza con allarga. A destra c'è quello che allarga. Questo. Fermati con il mouse, per favore. Ho allargato un attimo l'immagine. Ho allargato l'immagine per partire dal profilo costituzionale delle professioni. La nostra Costituzione si occupa delle libere professioni in due articoli, il 33 e il 117. Il 33 è quello che istituisce l'esame di stato abilitante per le professioni intellettuali. Lo vedete qui riportato. L'articolo 17 invece è quello che una quindicina d'anni fa ha fatto molto discutere perché era la riforma federalista dell'Italia, di cui tutti all'epoca sono innamorati. Il federalismo 20 anni fa era la panacea di tutto, passava anche il mal di testa col federalismo, poi abbiamo scoperto che non è così. Comunque il 117 colloca le attività professionali fra le professioni. Scusate, fra le materie di legislazione concorrente fra Stato e Regioni. Questo produce effetti importanti perché alcune attività sono attribuite alle Regioni, altre sono attribuite allo Stato, anche in ambito delle professioni. Questo ha creato una serie di conflitti che si sono risolti con moltissime sentenze della Corte Costituzionale, finché un decreto legislativo, quello che vedete qui indicato, il numero 32 del 2006, che è noto come decreto La Loggia, dal nome del ministro che lo promulgò, che lo produsse, ha stabilito che le attività professionali sono interamente sotto la riserva di legge statale. Quindi soltanto lo Stato può creare una professione. Le regioni possono concorrere, per esempio, con i tirocini, con altre forme di assistenza, ma diciamo, il boccino di queste delle professioni è in mano esclusivamente dello Stato. In Italia, come dicevo prima, siamo un paese del sud Europa, abbiamo moltissimi ordini professionali. Qui li trovate
li trovate qui riportati. Noi abbiamo in Italia 25 ordini professionali, in realtà un po' di più, perché abbiamo anche le professioni sanitarie da poco riunite in un superordine. Evito di leggere le categorie che esistono, dai medici, dai psicologi, veterinari, ovviamente siamo anche noi, eccetera. Parliamo di 2,5 milioni di persone con un bacino occupazionale che cuba 4 milioni di persone, quindi rappresentiamo, compresi dipendenti e praticanti, rappresentiamo un bacino professionale molto importante. A questi si devono aggiungere le professioni sanitarie che da pochi anni hanno creato un loro ordine specifico, anche se quell'ordine, diciamo, è fatto da tutto personale dipendente. Quindi stiamo parlando di una quota importante di popolazione attiva e di una quota importante di valore. Siamo tra il 13,5% e il 14% del prodotto interno dell'Italia. Nel settore agroalimentare o ambientale abbiamo 4 albi: i colleghi agronomi, il nostro, i periti agrari e tecnologia alimentare. L'ultimo albo nato è quello di tecnologia alimentare, che è nato, diciamo, nel 1994. Tutti quanti operiamo nei medesimi settori e più o meno con le medesime competenze. I tecnologi alimentari ovviamente ne hanno nel loro settore, non le hanno in quelli produttivi, e nessuno delle nostre categorie ha delle competenze riservate, ma soltanto competenze tipiche. Quelle riservate, la differenza sarebbe che l'attività riservata la può fare soltanto quel professionista, l'attività tipica la possono fare in concorrenza più professionisti. Qui sotto, in questo ulteriore slide, vedete i numeri dei candidati agli esami abilitanti degli ultimi 4 anni. L'anno 2020 è diviso, perché nel 2020 alcune categorie hanno avuto gli esami online, altri gli esami fisici. E il nostro albo è il primo, e noi ci siamo distinti negli ultimi 4 anni, ma in realtà negli ultimi 10 anni, per essere l'albo con maggior numero di candidati agli esami abilitanti. Nel 2021, lo scorso anno, li abbiamo svolti online, come li svolgeremo online quest'anno, e abbiamo superato i 1.600 candidati, il numero più alto della nostra storia, ma già nel 2020, pur essendo partito come dame nazionale, abbiamo superato anche in quell'anno i 1.100. A seguire vedete gli altri albi. Vedete che quando l'esame è diventato nel 2021 online per tutti, o nel 2020 per due categorie, agronomia e tecnologie alimentari, il numero dei candidati è quasi raddoppiato per tutti, perché gli esami online, unendo una maggiore semplicità e soprattutto una maggiore comodità, ci si collega online come stiamo facendo oggi, hanno portato certamente a un incremento delle domande. Così anche per noi, perché l'incremento è stato importante nell'anno in cui sono partiti online. Qui trovate una serie storica, ora la devo un po' restringere perché è molto ampia. Qui trovate invece un grafico dei candidati agli esami abilitanti che riguarda una fotografia di 20 anni. 20 anni fa noi siamo quelli in viola. Noi eravamo l'ultimo albo in Italia e in collegi agronomi avevo un numero di candidati 10 volte il nostro. 20 anni dopo, diciamo così, noi abbiamo un numero di candidati che è il 50% più alto di quelli dei collegi agronomi. Gli altri albi hanno livelli di gran lunga inferiori, non vale commentarli, e da 10 anni, come dicevo, siamo i primi come candidati nel settore. Quindi abbiamo, come dire, siamo partiti da lontano con una lunga rincorsa, ma i dati sono questi e direi sono dati largamente e ampiamente soddisfacenti. La slide che segue riguarda invece i laureati di primo livello, solo quelli. I laureati di primo livello non si possono iscrivere all'albo di tecnologia alimentare, quindi negli altri albi. Anche qui, se voi vedete, la nostra, come dire, primazia è di fatto non solo mantenuta, ma in questo caso è anche amplissima. Per esempio, lo scorso anno da soli abbiamo avuto 6 volte il numero, 5 o 6 volte il numero dei laureati triennali che hanno scelto di iscriversi in altri ambiti. Quindi, diciamo, le lauree triennali sicuramente si riconoscono molto in noi, perché altrimenti non avremmo un'affluenza di questo tipo
e questo riguarda per esempio l'ampia platea a cui faceva riferimento la professoressa Angiolini degli 11.000 triennali, anche se devo dire che vediamo dalle domande d'esame che la maggior parte dei laureati triennali prosegue poi gli studi prendendo una magistrale non sempre nel medesimo settore. Troviamo tanti laureati nelle classi nelle 32 che magari si prendono una magistrale in biologia, in agraria o in altro settore. Questa invece è una slide solo nostra che riguarda la composizione di uomini e donne nel nostro albo. La riga verde riguarda il numero totale di candidati, quella azzurra ovviamente gli ometti e quella rosa le donne. Qui noi abbiamo visto negli anni crescere, e io ne sono molto lieto perché portano una diversa qualità nella vita professionale, la presenza di genere. Abbiamo un numero sempre maggiore di professioniste. Da quando siamo partiti siamo passati da poco più del 20% a qualcosa meno del 35%, e siamo convinti che cresceranno ancora nel tempo questa presenza di genere. Aggiungo anche che parecchie donne, parecchie, insomma, un numero di donne non ancora sufficiente, sta entrando nei nostri consigli provinciali, diverse delle quali precedente, e qualcuna anche nello stesso Consiglio nazionale. E questo processo di integrazione, chiamiamolo così, nei nostri vertici, siamo sicuri che continuerà con una maggiore presenza femminile in essi, senza bisogno di quote, ma soltanto per la capacità che hanno questi colleghi. Qui trovate invece, lo ricordava anche prima il professor Ayassa, il peso delle lauree in scienze ambientali e naturali. Chiedo scusa, nella slide hanno scritto L38, in realtà L32, ma comunque si capisce che è un errore. Allora, le lauree triennali e magistrali o specialistiche hanno questo peso. Qui trovate 3 anni e trovate quanto hanno pesato sulle triennali le domande dei laureati in scienze in L32. Alcuni anni, il 18, il 17, il 19, in media pesano per circa il 18%. Molto più alta la quota delle lauree magistrali, che pesano per quasi il 32%. Qualcuno potrà riscontrare che nel 2021 il numero dei laureati magistrali nel settore è diminuito. In realtà non è così. Il numero in sé è aumentato, cioè c'è stato un maggior afflusso di laureati magistrali, ma siccome c'è stato ancora un più alto afflusso di laureati magistrali, soprattutto in scienze agrarie, un raddoppio, questo ha portato a una diluizione percentuale del numero dei laureati del settore di scienze naturali e ambientali, ma in realtà il numero è cresciuto come numero, semplicemente gli altri di più e quindi percentualmente il peso è diminuito. Comunque, per noi si tratta di una quota importante, e questo dimostra anche il fatto che questi laureati trovano delle effettive risposte, poi vedremo quali, nel nostro albo. Ecco, perché noi siamo i primi da 10 anni come numero di candidati? Lo siamo perché noi, almeno questa è la risposta che do io, abbiamo messo al centro delle nostre policy questo titolo: la vera sfida è il lavoro. Pensiamo che gli altri professionali non si possono più comportare come forse si potevano comportare negli anni 60-70, cioè ti iscrivi a un albo, comportati bene, paga la quota, l'albo ti vigila, se sbagli ti castiga, devi fare la formazione, c'è la deontologia e quanto altro, ma tu sei solo nel mondo del lavoro. Il professionista per sua natura è un operatore singolo. Noi abbiamo in Italia pochissimi studi associati, è un fenomeno che sta arrivando adesso, ma sono veramente numeri minimi rispetto alla quasi totalità del professionista che svolge da solo l'attività. Ma nel mondo di oggi, che è un mondo molto più complesso, dove abbiamo un numero di professionisti 4 volte quello degli anni 60-70, ho detto prima oltre 2 milioni e mezzo, e mentre in quegli anni lì eravamo a poco più di 500.000, la concorrenza nel mondo professionale è molto alta. Il mondo del lavoro è diventato molto più complesso, si devono utilizzare tecnologie complesse,
Le regole che deve affrontare un professionista e gli obblighi sono molti, i costi altrettanto. Per cui un professionista da solo fa fatica ad entrare nel mondo del lavoro, a meno che non abbia ovviamente prenda lo studio del padre o abbia qualcuno che lo assiste. Ecco, noi siamo entrati nel discorso avere qualcuno che lo assiste. E quindi le nostre policy è creare delle strutture che noi chiamiamo incubatori di lavoro professionale, o direttamente o tramite accordi con soggetti terzi, in modo tale che un giovane che entra nella nostra categoria trovi un luogo in cui iniziare, un ambiente protetto in cui inizi la sua attività professionale. Chiaramente noi non abbiamo la bacchetta magica, siamo peraltro l'albo che chiede la quota più bassa, quindi abbiamo anche pochissime risorse economiche, cerchiamo di supplire a questa carenza con lavoro e con l'ingegno e di dare il massimo delle risposte possibili. E poi cerchiamo di lavorare in rete, fare in modo che i professionisti si aiutino fra di loro, aiutino quelli nuovi. Insomma, entrare in una logica di tipo cooperativistico e uscire da una logica di tipo individuale, in base alla quale un nuovo professionista è un mio nemico, mentre noi pensiamo che un giovane che inizia l'attività è, come dire, una pianta preziosa da curare, è un collega da aiutare per essere più forti insieme nel mondo del lavoro. Volevo fare un po' di esempi. Parlavo prima di incubatori. Cercherò di farne alcuni principali, ma ovviamente non sono tutti, perché altrimenti sarebbe una presentazione un po' troppo lunga, ma a me quello che preme è dare l'idea di quello che stiamo facendo, delle policy che l'hanno attivato. La prima struttura di cui vorrei parlare, qui vedete il suo logo, si chiama Fondagri. È una fondazione di partecipazione fatta da noi insieme all'Ordine dei Veterinari. Abbiamo scelto loro come partner per una ragione molto semplice. Noi ci occupiamo di agricoltura, di ambiente, di alimentazione, loro si occupano della parte veterinaria del benessere animale, quindi abbiamo diviso i nomi. Cosa fa questa fondazione? Questa fondazione si è accreditata in tutte le regioni in cui ci è stato chiesto di farlo, in cui c'è stata un'esigenza di accreditamento, per intercettare alcune misure di quelli che sono il PSR, i piani di sviluppo rurale. Chiaramente parliamo di intercettare misure che abbiano un forte contenuto professionale. Le misure su cui noi operiamo sono sostanzialmente tre, nei PSR come fondazione. La misura 2, che è la consulenza aziendale, poi ve ne parlerò. La misura 3, che in questo momento col Covid è sospesa, e la misura 16, che riteniamo essere una misura molto interessante perché è il partenariato europeo per l'innovazione. Ci sono dei finanziamenti per sperimentare macchine o metodiche innovative. Ad esempio, questo che vedete qui sotto è un progetto che si chiama Smart Data, gestione intelligente dei dati del vigneto, che stiamo facendo con il PSR della Regione Toscana, dove siamo noi e altri partner ovviamente, e questo progetto è in corso, un finanziamento di 300.000 euro, credo, roba del genere, e sta andando avanti, sta andando bene, stanno sperimentando delle modalità. Qui trovate la prima pagina di una slide di presentazione. Una seconda, e questa è fatta nell'ambito di una misura 16. Il partenariato europeo per l'innovazione. La seconda slide riguarda un progetto che si chiama RBSAS. In realtà questo qui riguarda l'utilizzo delle biomasse per uso energetico agronomico in stalle. In realtà qui si tratta di prendere i sottoprodotti e trasformarli in biochar, che è un ammendante per i terreni, un miglioramento della lettiera che si utilizza anche nella alimentazione animale, oltre che a valere anche come sequestro di carbonio. In questo caso il nostro partner è il Consiglio Nazionale delle Ricerche e questo progetto è quasi concluso. Questa slide di dicembre 2020 era un incontro che abbiamo fatto con la stampa per presentare, diciamo, gli esiti di questo progetto, una prima parte degli esiti. Questo è fatto a valere sul PSR dell'Emilia Romagna.
ma noi abbiamo anche altri progetti, ne abbiamo in realtà diversi, ne abbiamo uno zootecnico che si chiama chetonasio, lo facciamo tra Sardegna e Emilia Romagna, ne abbiamo altri due, qui in Emilia Romagna, fatti con il Dipartimento di Agraria, la Scuola di Agraria di Bologna, uno è riferito all'uso dell'ortica per usi multipli, e un altro che si chiama filodoro, si tratta di trovare dei prodotti vegetali da utilizzare in luogo di prodotti chimici nella difesa fitosanitaria delle piante. Quindi, come vedete, sono tutti vocati all'ambiente, perché oggi anche tutta la PAC, ed ecco qui è importantissimo il ruolo dei laureati in scienze naturali e ambientali, anche tutta la PAC oggi è votata all'aspetto ambientale, tant'è che i contributi non si danno più per produrre, ma si danno, sono contributi ambientali, tecnicamente si chiamano la condizionalità. E quindi c'è proprio questa maggiore unione e commissione, come anche i primi relatori hanno ricordato. Questa è la misura 2. Poi andiamo alla misura 16. Scusate, il contrario, prima era la 16, questa è la 2. La misura 2 è la consulenza aziendale, cioè vengono dati dei finanziamenti per svolgere consulenza aziendale qualificata presso delle imprese che ne hanno bisogno. È l'imprenditore che si sceglie in un catalogo la sua proposta di consulenza. Questo qui è il catalogo verde dell'Emilia Romagna, chiaramente nella slide non ci stavano tutte, ma trovate qua. Noi abbiamo caricato 33 proposte di consulenza. Qui vedete le prime due, la prima parla di alimentazione consapevole, la seconda è l'impatto della fauna selvatica nella produzione agricola, un tema molto attuale, e ce ne sono altre 31. Le imprese agricole che vogliono acquistare pacchetti di consulenza vanno qui, interviene la fondazione e a seguire ovviamente i tecnici liberi professionisti. La fondazione Fondaibi si occupa di sbrigare tutte le pratiche burocratiche, che sono quelle che solitamente sono gravosissime e costosissime per i professionisti. Il professionista, pagando una quota simbolica, si iscrive alla fondazione, siccome la fondazione è accreditata, da quel giorno lui opera libero da ogni incombenza, perché ci pensa tutto la fondazione. Un altro esempio che vorrei fare riguarda questa immagine. Questa è una cooperativa, si chiama Agrifuturo, è una delle cooperative che sono state create, mentre Fondaibi vede due partner, è una fondazione, il Collegio degli Agrotecnici e la Federazione dei Veterinari. Noi come Albo non c'entriamo più né in Agrifuturo né nelle altre che vi presento, ma con loro abbiamo degli accordi di collaborazione, di partnership, diciamo così. Agrifuturo comunque è una struttura che nasce dal nostro mondo, per un'idea di alcuni colleghi, è una cooperativa che opera in tutta Italia nelle gare di appalto. Va, partecipa a gare di appalto, quando le vince, devono avere ovviamente un contenuto professionale, quando vince le gare le ripartisce fra i soci professionisti, che così o iniziano a lavorare in questo ambiente, oppure se lavorano già, integrano il loro reddito con delle attività ulteriori. Cosa fa ad esempio un esempio di gara d'appalto? Questa è una delle gare di appalto delle più importanti che questa cooperativa si è aggiudicato, sono i controlli sull'erogazione dei contributi agricoli per tutta Italia in agricoltura. Dovete sapere, ma molti di voi lo sapranno, l'Unione Europea, come così tutte le grandi nazioni, danno dei contributi al settore agricolo per indirizzare le coltivazioni prima e adesso per indirizzare le coltivazioni sotto un profilo ambientale. Qui tornate ancora in gioco voi, per esempio ci sono contributi anche per la biodiversità, per le barriere naturali, perché i problemi di un'agricoltura industriale sono molti, oggi non c'è tempo di parlarne, ma credo che molti di voi li conoscano. Quando vengono dati dei contributi, in questo caso sono contributi legati alle produzioni e alla tutela ambientale, devono essere fatti dei controlli. Questo è un tecnico della cooperativa che in questo momento sta facendo un collegamento satellitare per fare un rilievo in un'azienda. Tecnicamente si chiama controllo di campo. Il suo rilievo satellitare poi viene trasportato nell'immagine che qui vedete sotto. Ecco, questo qui è quello che si vede a computer
del tecnico dopo il rilievo. In questo caso il controllo, voi vedete che c'è un poligono di tipo azzurro, il poligono corrisponde, questo tecnicamente è un ortofoto, è la foto del territorio presa da un aereo a cui è stato sovrapposto, e si vede molto bene, il reticolo catastale. Trovate quei numeri, quelli sono numeri di particelle in mappa. Quindi, prendendo questa foto con la sovrapposizione del reticolo catastale, siamo in grado di individuare dove è la particella, il comune, e siamo in grado anche di individuare i proprietari. Quindi il controllo viene fatto anonimo qui, e poi l'ente governativo che dà i contributi riscontra il controllo andando a identificare nella domanda del produttore agricolo quello che ha chiesto il contributo. In questo caso, per spiegarlo meglio, trovate un poligono azzurro che è la particella andata a controllo sulla quale è stato chiesto il contributo. Poi all'interno del poligono azzurro trovate una delimitazione in giallo. All'interno di questa delimitazione sono stati riconosciuti a video e al controllo in campo degli olivi, e la parte attorno è una parte boscata. Qualora in questo caso l'agricoltore avesse dichiarato tutta la particella ad olivi, ma in realtà una parte, vediamo, si vede anche a occhio che è bosco, in questo caso quel produttore verrebbe sanzionato dall'agenzia governativa, e la sanzione può essere anche molto pesante, lui può essere escluso dai contributi per un certo periodo di tempo. Questa è un'attività molto importante che i nostri colleghi svolgono da anni e svolgeranno ancora in futuro, perché hanno vinto l'ultima gara d'appalto, e quindi diciamo sarà un appalto che continuerà negli anni. In questo momento credo che vi siano più di 300 colleghi addetti a questo lavoro, ma ce ne sono tanti altri di questo tipo, questo ne sono per spiegare. Un altro esempio è questo. Questo signore qui è un tecnico sempre della cooperativa Agrifuturo. Cosa sta facendo? In questo caso, per conto dell'osservatorio malattie delle piante, sta facendo un controllo su quelli che si chiamano patogeni da quarantena. Il patogeno da quarantena più famoso in Italia è Xylella, quella che ha distrutto l'olivicoltura in tutto il Salento e nella Puglia, nel sud della Puglia. Sono 41 le malattie da quarantena che vanno controllate. La cooperativa ha vinto una gara, ha una squadra di Emilia, questa è l'Emilia Romagna, qui credo che siamo a Ferrara, ha una squadra di credo 50 tecnici che per conto dell'ente pubblico vanno a campionare nelle aziende, nei luoghi sensibili, a controllare la presenza del patogeno. In questo caso questo collega sta cercando la presenza di Erminia armillopora, che è un batterio. I tecnici agricoli lo conoscono come colpo di fuoco batterico, perché all'improvviso la pianta muore come se qualcuno l'avesse, si disseca come se qualcuno l'avesse incendiata, e ovviamente se il tecnico trova dei sintomi della malattia esegue dei campionamenti, vengono portati in laboratorio, se l'analisi di laboratorio rileva il patogeno, si intervengono con le misure sanitarie, che in questo caso sono molto semplici: eradicazione della pianta e distruzione a mezzo di combustione, perché non c'è altro modo per contenere il patogeno. Ma questa è anche un'attività che facciamo, che questa struttura fa, insieme come già molte altre. Un'altra struttura è Canapa, nessuno si faccia illusione, qui non ci si droga, si lavora. Canapa è il nome divertente che è stato dato a un centro agricolo di assistenza. Qui c'è una foto, in realtà oggi le aziende agricole, ma non solo, anche enti pubblici, chiunque voglia un contributo, anche di tipo ambientale, deve fare una domanda, ma non la può fare direttamente. La deve fare tramite una sovrastruttura, che è un centro agricolo di assistenza. Dei nostri colleghi ne hanno creato uno, ha un centinaio di sportelli in Italia, credo che servono 25.000 aziende tra le più grandi, e questa è un'altra attività che viene fatta. Noi abbiamo collaborazioni con loro che facilitano chiunque voglia andare in questo settore poterlo fare. Chiaramente esistono delle incompatibilità. Chi lavora in un CAM non potrà mai fare il controllo sui contributi, perché lui sta facendo una pratica, per lui sta chiedendo dei contributi per un imprenditore, chiaramente non li può controllare. Esistono incompatibilità ben precise, peraltro anche molto severe. Cerco di andare avanti velocemente.
Un'altra struttura con la quale collaboriamo in modo degli accordi è un organismo di certificazione delle produzioni biologiche. Il biologico è un settore in forte espansione, anche qui ci sarebbero da aprire, come dire, molti flash su questo discorso, ma andiamo al sodo. Questo è il primo organismo, è stato creato un anno fa, organismo di controllo fatto interamente da tecnici agricoli, e gli ha autorizzato opere in tutta Italia, in tutte le regioni. Non solo certifichi il biologico, credo che tutti voi sappiate, chi ascolta, cos'è una produzione biologica, spero che anche alcuni di voi la consumino, ma non fa solo questo, fa anche altre cose. Per esempio, ha dato vita a delle certificazioni volontarie. Una certificazione volontaria riguarda l'agricoltura simbiotica. Ora, l'agricoltura simbiotica esisteva già. Per chi non fosse perfettamente informato dell'argomento, è una metodica di coltivazione agricola in base alla quale si mira al ripristino e al mantenimento e al miglioramento della biodiversità e della funzionalità microbica dei suoli. Così come la scienza medica ci dice che lo stomaco è il nostro secondo cervello e molto dipende dallo stomaco la nostra salute, così per le produzioni vegetali la salute delle piante e anche le qualità nutraceutiche dei prodotti dipendono dalla flora batterica del terreno. Così come da questa flora dipende anche l'assorbimento dei sali minerali e dei microelementi che servono alla pianta per vivere e per crescere. Noi abbiamo praticato per molto tempo l'agricoltura di tipo industriale, e cioè concimazione chimica, lavorazione di proforme, eccetera, e ci siamo accorti che molti terreni si stanno inserendo e richiedono sempre maggiori quote di concimi chimici, perché il terreno non riesce più, la flora microbica, essendo il terreno tendenzialmente insterilito, tu gli metti il concime, ma non c'è più il microorganismo che lo rende disponibile per la pianta. L'agricoltura simbiotica serve a ripristinare lo stato, chiamiamolo così, di buona salute della rizosfera del terreno. Quello che trovate qui, per esempio, è uno studio che è stato fatto da un istituto della Romagna per la cura dei tumori, perché ovviamente il tumore allo stomaco deriva ovviamente dall'alimentazione, e qui è uno studio sull'utilizzo di alimenti simbiotici per avere un maggiore stato di salute e per ridurre l'esistenza dei tumori. Quindi capite bene l'importanza di questa attività. Bene, cosa ha fatto Aster? Aster ha promosso un passo ulteriore. L'agricoltura simbiotica è l'utilizzo dei microrganismi, quindi io vado a inoculare nel terreno dei microrganismi. Però se io inoculo i microrganismi in un terreno, ad esempio, che è vicino a un'area industriale, che è vicino a una discarica dove io brucio dei rifiuti, o in un relitto autostradale, indubbiamente la flora batterica funziona, ma quella pianta è piena di metalli pesanti, di sostanze tossiche. Quindi certo la pianta è simbiotica, ma non è buona in senso assoluto. Il passo ulteriore fatto da Aster è stato creare un marchio che si chiama agricoltura biosimbiotica. Quindi unire la certificazione biologica a un disciplinare di certificazione volontaria simbiotica. E qui lo vedete, questa è una foto, devo dire, è venuta male, quindi si capisce che l'ho fatta io. È una foto che ho fatto a un supermercato dove trovate delle confezioni di uova biosimbiotiche. Qui c'è il simbolo del bio, questo altro simbolino tondo, metà marrone, metà verde, è il logo del disciplinare prenato di cultura biosimbiotica. Queste sono uova di Fileni. Fileni, non sto facendo alcuna pubblicità, è un grande produttore di carni e di prodotti biologici, ma abbiamo anche carne bovina, abbiamo anche grano, abbiamo anche... Ed è un'attività molto interessante che stiamo facendo in collaborazione con questi colleghi del centro di certificazione del biologico. È stato creato anche da pochi giorni il primo distretto biosimbiotico in Italia, e noi speriamo di farne altro.
Ma la nostra attività non si limita a queste collaborazioni. Noi abbiamo attività anche di collaborazione istituzionale. Questo è Resto al Sud. Lo dico perché immagino che fra chi ci ascolta ci siano delle persone che abitano al centro-sud. Questa è una misura di intervento che dà dei denari per chi vuole aprire un'attività e in queste attività anche l'apertura di uno studio professionale. Quindi le persone che si iscrivono all'albo per la prima volta, aprono per la prima volta partita IVA, possono godere dei finanziamenti. Sarà molto sintetico perché ovviamente questa disposizione vale soltanto per alcune regioni, dirò quali, però i finanziamenti non sono indifferenti perché sono 50.000 euro per ogni domanda, che diventano 200.000 euro se viene fatta da quattro soggetti. La cosa interessante è che la metà di questi denari, 25.000 euro, sono a fondo perduto, l'altra metà la dai senza interessi in 8 anni. Quindi, francamente, è un intervento importante. L'intervento è curato da Invitalia. Noi abbiamo stipulato un accordo con Invitalia, tant'è che noi siamo intercreditato, quindi facciamo noi l'istruttore, l'accompagnamento, la consulenza. Trovate nel nostro sito anche i nomi di chi sono i referenti regionali per questa attività qui, così come trovate nel sito www.agrotecnici.it tutte le informazioni, anche maggiormente ampliate, che vi ho detto in sintesi. Le regioni dove opera quel Resto al Sud sono l'Abruzzo, il Molise, la Sardegna, quindi regione del centro, e poi tutte quelle del sud, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia. In centro Italia opera anche nelle zone del cratere del sisma e poi opera anche al centro nord, nelle isole lacustri, gli isolotti che sono sui laghi, eccetera. E questo è la soluzione. Noi l'altro ha fatto una sua rete assistenza, aiuta i colleghi a presentare pratiche. Queste valgono come studi professionali, ma è anche possibile, anzi la norma è nata non per i professionisti, è stata estesa ai professionisti su nostra richiesta perché erano esclusi, la norma è nata per gli imprenditori e quindi anche chi volesse fare attività di impresa, non di natura professionale, può sempre avvalersene e se sono nostri colleghi, chiaramente li aiutiamo anche noi a fare la pratica e ottenere il finanziamento. Questo è l'aspetto parziale delle cose che facciamo per aiutare i giovani e i meno giovani a entrare nell'albo, ad avviarsi all'attività oppure a integrare il loro reddito professionale. E qui vediamo i risultati di questo nostro lavoro in termini di partite IVA aperte. I professionisti ovviamente aprono partita IVA quando svolgono l'attività, la partita IVA ha un codice Ateco, il codice Ateco ne abbiamo uno nostro individuale, quindi noi riscontriamo ogni anno quante nuove partite IVA hanno aperto come codice Ateco e lo riscontriamo anche con le iscrizioni alla Cassa di Previdenza. Gli ordini professionali, tra i loro privilegi, hanno anche quello di avere delle previdenze autonome. Chiunque lavori, i colleghi professori che hanno aperto i lavori di oggi, loro pagano i contributi all'INPS. Io, da professionista, no, li pago alla mia autonoma cassa di previdenza. La nostra cassa di previdenza è all'interno di una fondazione più ampia che si chiama Fondazione Ampaia, che è una fondazione del settore agrario. Qui trovate il saldo netto delle partite IVA aperte nel periodo 2012-2020, 9 anni o 10. Saldo netto vuol dire il numero delle partite IVA aperte nell'anno, quelle nuove, meno quelle chiuse, perché certamente c'è sempre qualcuno che le cose vanno male, c'è solo attività e quindi chiude la partita IVA. Quindi non è il dato delle nuove che sarebbe più alto, è il dato delle nuove meno quelle chiuse. Qui trovate, e adesso senza andare a districarci nei dati annuali, è importante l'andamento medio. L'incremento medio degli ultimi 9 anni, dal 2021 non ci sono ancora, li avremo fra pochi giorni quando la Cassa approva i bilanci, ma sono comunque positivi. Il dato di incremento è che la nostra categoria ha aumentato l'occupazione del 6 quasi, del 6,5% all'anno per 9 anni. Allora, in Italia l'occupazione cresce dello 0, cara. Tenete conto che nel 2020 abbiamo avuto il Covid. Nell'anno in cui
In Italia l'occupazione è crollata del 10%, non lo ricordo bene, la nostra occupazione è cresciuta del 5-40%. Se tutti facessero come noi, come dire, daremmo polvere alla Cina, ecco, permettetemi la battuta. Questo uno dice, vabbè, è facile, il settore agrario, la gente deve mangiare, il settore agrario va bene, è una giusta osservazione. Può darsi che questo non sia merito nostro, può darsi che sia merito di un settore che è migliore di altri, ne esistono. E quindi abbiamo anche confrontato i nostri dati con i dati delle altre casse di previdenza del settore agrario, perché se il settore agrario fosse quello che porta i risultati, dovrebbe portare così per noi i risultati non dissimili per i nostri colleghi di altri anni. Questi sono i risultati delle altre tre classi esistenti, i colleghi agronomi, noi siamo al centro e per i territori. Dati sempre positivi, quindi buoni, però il dato finale del periodo è che gli altri, gli agronomi, crescono di quasi l'1%, i colleghi territori agrari crescono di poco più dello 0,30%, quindi bene, non perdono, però capite bene che c'è differenza tra crescere del 6,5% o dello 0,4%. E quindi vuol dire che oltre a un settore che sicuramente è resiliente, come si usa dire oggi, qui abbiamo aggiunto parecchio del nostro, se no staremmo anche noi a 0,5-1%. Se abbiamo un dato 6 volte superiore, quel dato lì vuol dire che è frutto del nostro olio di gomito. E noi siamo contenti perché vuol dire che in questi anni abbiamo saputo creare ricchezza e lavoro. Un'altra caratteristica che ha la nostra cassa è la seguente. Credo che tutti quelli che mi ascoltano non abbiano una preparazione su come funziona la previdenza in Italia, ma tutti sappiano che il sistema previdenziale italiano è cambiato ed è diventato un sistema più avaro in termini di pensioni. Voglio provare a spiegarlo in molta sintesi, quindi qualcosa andrò a banalizzare. Fino a un certo punto in Italia vigeva un sistema previdenziale che si chiamava retributivo. Cosa vuol dire? Semplicemente che la pensione che le persone percepivano era disgiunta dai contributi versati. In altri termini, le persone che andavano in pensione fino al 95-96, in parte anche dopo in verità, avevano delle pensioni molto più alte rispetto ai contributi pagati. Chi era il benefattore che aggiungeva i soldi? In parte lo Stato, in parte gli altri lavoratori che seguivano. Quindi i nuovi lavoratori in parte dovevano pagare i contributi per chi era in pensione. Contributi che lui non aveva pagato. Cioè, per questo le pensioni erano molto alte ed è anche per questo motivo che il sistema è andato in crack. Perché un sistema del genere può reggere se ha una piramide, cioè se alla base ha un gran numero di lavoratori e in cima pochi pensionati. Ma se il pensionato aumenta, i lavoratori diminuiscono, la spesa pubblica ha dei limiti, si capisce bene che il sistema non tiene. Infatti il sistema non ha tenuto. E quindi si è passato a un sistema che è quello attuale, dal 96 in poi, in realtà in modo graduale, fino alla legge Fornero che ha chiuso il cerchio, a un sistema che si chiama sistema contributivo. Cioè la tua pensione è data unicamente dai contributi che tu versi. Io trovo che sia un sistema molto più giusto del primo. Il primo è un sistema che portava via i soldi ai giovani per darli ai meno giovani. Questo è un sistema di giustizia. Tu paghi le tasse, non paghi il fisco, non paghi la previdenza. Benissimo, metti un po' di soldi da parte perché non ti darà più nulla a nessuno. Tu fai il tuo dovere di contribuente, paghi le tasse, paghi la previdenza. Benissimo, la tua previdenza ti darà una pensione. Mentre prima capitava che l'evasione fiscale o prevale il fisco si beccava pure una pensione dello Stato di contributi che lui non pagava. Quindi io capisco bene che oggi si va in pensione con molto meno rispetto a prima, però dobbiamo anche chiederci, siccome i pasti gratis non esistono, anzi, io l'unico che conosco è la moltiplicazione dei pani e dei pesci, poi da quando faceva Gesù Cristo, poi da quella volta lì, i pasti gratis nessuno li ha più visti, se qualcuno mangia qualcuno paga il conto. Nel sistema di prima il conto lo pagavano i più giovani, era un sistema indubbiamente ingiusto. Questo è un sistema sicuramente più avaro,
e però sicuramente più giusto. Ora, la pensione è quindi determinata da quanti contributi io pago, e poi c'è una domanda: quanto io pago i miei contributi, poniamo all'INPS? L'INPS, i miei soldi, come li rivaluta? Perché io glieli do in gestione. Dico l'INPS perché la più nota, potrebbe essere anche la nostra cassa di previdenza. Io do i soldi al sistema previdenziale pubblico. Il sistema previdenziale pubblico, i miei soldi, come li usa? Quanto me li rivaluta? Perché qualcosa mi dovrà rivalutare dei miei soldi, perché li sta usando. Quanto venne fatta la legge, la rivalutazione era fatta così, sulla media del PIL quinquennale. La media del PIL quinquennale sembrava una buona idea. Una media non è mai un eccesso, è per l'appunto un dato mediato, quindi non è mai troppo alta, né mai sprofonda, perché comunque puoi avere un anno buono, 2000 buono, non normale, hai una media. Inoltre la media è quella che fa aumentare bene i rendimenti previdenziali, quindi le pensioni finali. Se non che, cosa è successo? Qui trovate in questa slide queste due linee, guardiamo la prima linea rossa è l'incremento delle la rivalutazione delle pensioni degli italiani nel 2011 a seguire. Nel 2011 sia l'INPS che tutte le casse private hanno rivalutato i contributi di chi versava la contribuzione previdenziale dell'1,61%. Questa era la media del PIL. Ma negli anni precedenti al 2011 in Italia c'è stata una crisi. Il dato, siccome abbiamo detto che è un dato medio, nel 2011 è un dato che ancora è accettabile, 1,6 è accettabile, però poi sono entrate nella media gli anni negativi, per cui vedete che la media è scesa a 1,31, 0,16, 0 in realtà nel 2012 fu addirittura negativo, poi è rimasta sempre 0,50. È un pochino ricresciuta sulla crescita economica e poi nel 2021, l'anno scorso, è tornata ancora negativa. Qui è scritto zero per comodità, ma addirittura è negativa. La nostra classe di previdenza si è interrogata sugli effetti di una curva del genere sulle future pensioni. Una curva del genere sulle future pensioni ha degli effetti incredibilmente depressivi. E quindi la nostra cassa ha deciso di porre rimedio e ha chiesto al governo di poter lei rivalutare di più i contributi versati, cioè di farli rendere di più, ma di farlo utilizzando i propri risparmi. Cioè dire, la gestione si è rivolta al governo e ha detto: io ho sempre gestito bene il grusso che hanno pagato gli agrotecnici previdenti. Ora arrivano anni di crisi dove queste persone avranno un deprezzamento delle loro pensioni o una nulla crescita e quindi andranno in pensione con molto poco. Io voglio dare indietro a loro, in realtà, né più né meno, i loro soldi che però io ho fatto ben fruttare. Il governo rispose: no, siamo nel 2011, non lo puoi fare. Dobbiamo condividere tutti la stessa sorte. D'accordo, ma se dobbiamo condividere tutti la stessa sorte, non è che quello che è campione del centometrista deve camminare al passo di un anziano. Magari, se lui è più bravo, ha diritto a camminare al passo veloce. Quindi i nostri colleghi ritennero insoddisfacente la risposta del governo e impugnarono in tribunale il diniego. In primo grado perso, in appello vinsero, e questa è una sentenza che ha anche rappresentato una pietra miliare nella storia della previdenza italiana, perché dopo di noi altre casse hanno fatto altrettanto, alcune anche meglio di noi, perché va riconosciuto, e il nostro sistema virtuoso ha contagiato altre casse professionali, non l'INPS, che continua a rivalutare i contributi secondo la linea rossa, e quindi possiamo sicuramente dire che questa nostra battaglia ha migliorato la vita di centinaia di migliaia, di milioni di persone che, non conoscendo la storia, non ci ringrazieranno mai, ma diciamo, siamo stati noi gli apripista. Vinta la causa in Consiglio di Stato, venne riconosciuto alle classi professionali autonome che rispettavano certe condizioni, molto complesse, ma lasciamo perdere, se rispettavi certe condizioni, tu potevi rivalutare di più. Chiaramente il governo si riserva, e questo è giusto,
l'ultima parola, cioè la Cassa chiede al governo di rivalutare, presenta i suoi conti e dimostra che lo può fare, il governo controlla e se il controllo finisce bene, cioè se le cose che tu racconti sono giuste, il governo ti autorizza a questa rivalutazione. Quindi nel 2011, vinta la battaglia in tribunale, la Cassa rivalutò i contributi del 50% in più, non è poco, da 1,6 a 2,4, e così anche l'anno dopo, 50% in più. Poi l'indice generale è crollato a 0,16, rivalutare 0,16 voleva dire prendere in giro la gente, la nostra Cassa decise che meno dell'1,50 non avrebbe mai rivalutato, per poi fare un exploit nel 2017, quando ha rivalutato del 3% e così per tutti gli anni a venire i contributi previdenziali. Peraltro devo aggiungere che recentemente, il 1° febbraio, è scritto anche nella slide, il Ministero del Lavoro, che è il Ministero vigilante, ha autorizzato la nostra Cassa di Previdenza a una rivalutazione del 3% per tutti gli anni fino al 2019. È in corso di, in attesa di approvazione, quella per il 20 e il 21. Nel 21 vedete bene che la previdenza, chi paga una previdenza di altro tipo, avrà una rivalutazione zero, in realtà perderà dei soldi perché è negativa, noi avremo una rivalutazione del 3%. Voglio farvi anche vedere che cosa significa in termini di soldi questa cosa. Questa slide porta nella colonna di centro la rivalutazione di un iscritto alla nostra Cassa di Previdenza e a destra, dove c'è l'emoticon più triste, quello di un'altra Cassa di Previdenza diversa dalla nostra che applichi però il sistema generale. Il discorso è molto semplice. È stato ipotizzato che dal 1° gennaio 2011, perché prima di quella data la nostra Cassa ha seguito esattamente il sistema generale, che ci siano due persone, uno iscritto alla Cassa Protecta e uno iscritto in qualunque altra cassa del sistema generale, che hanno 100.000 euro lì. Dopo questi 9 anni, i 100.000 euro dell'agrotecnico sono diventati 128.000, quello dell'alto professionista 109.000. La differenza non è di poco conto, è di oltre 18.000 euro. Cioè a dire oltre il 180% in più. Queste due persone hanno guadagnato uguale, continuano a guadagnare uguale, lavorano uguale, ma uno ha questa differenza qua, data dal nostro specifico sistema di rivalutazione. Capito? Questo per dirvi che chi verrà nell'albo potrà godere di questi benefici ove svolga ovviamente l'attività libero professionale. Mi avvio alla fine perché mi rendo conto di avere parlato troppo, spero che le risposte alle domande siano state molto chiare da parte dei colleghi che sono addetti a questa incombenza. Voglio ricordarvi gli esami di quest'anno. L'ordinanza ministeriale è stata pubblicata in Gazzetta il 5 di aprile, per fare domanda c'è tempo fino al 5 maggio. La domanda si può fare anche online, mandando il PDF della domanda compilata. I costi del nostro esame sono quasi ridicoli, soltanto 65 euro, perché noi come Alba abbiamo deciso di non chiedere un centesimo, quindi un candidato che voglia fare gli esami deve pagare soltanto una tassa al governo, il cui importo è di 50 euro, e una marca da bollo da 16 euro. In totale si pagano 66 euro e niente altro. E ci si prenota in questo modo per fare gli esami a novembre di quest'anno. Gli esami come saranno? Online, causa Covid ancora, è l'ultimo anno in cui è così, io mi auguro che lo sia davvero, ma sembra che il problema Covid pian piano ce lo stiamo lasciando alle spalle. Dal 2023 si tornerà ai classici esami in presenza con due prove scritte e una prova orale. Quest'anno invece la prova è online, solo orario, molto breve, 30 minuti. È una prova oggettivamente più semplice perché non hai le prove scritte da fare ed è soprattutto molto comoda. Ti puoi collegare da qualunque parte del mondo, ti puoi collegare alla commissione nel tuo slot orario di esame anche in itinere, puoi
puoi collegarti anche viaggiando per mangiare un attimo, eccetera, dal tuo ufficio, da casa tua, da un altro continente, è successo in altri esami di questo tipo. Il mio consiglio è: tutti quelli che sono interessati presentino domanda quest'anno, perché le condizioni sono oggettivamente semplici e facili. Noi vediamo che agli esami in presenza c'è almeno un terzo dei candidati che non li viene a fare, semplicemente perché non ha 3 giorni di tempo in quel periodo per poterli svolgere, perché le 2 prove scritte si svolgono in 2 giorni diversi, quindi sono 2 momenti, la prova orale si svolge ancora dopo se hai avuto il voto minimo agli iscritti. Quest'anno è tutto molto smart, un collegamento gestibilissimo per 30 minuti, quindi chiunque voglia lo faccia. Aggiungo che la prova d'esame e il superamento dell'esame fa conseguire al candidato un'abilitazione professionale che è estendibile anche nei pubblici concorsi, perché ormai viene chiesto da molte parti, sempre di più, ma la persona che si abilita non ha nessun obbligo di iscriversi all'anno. L'abilitazione è come un passaporto che consente di iscriversi in qualunque momento della vita futura della persona. Noi aiutiamo comunque i candidati, anche quando l'esame è di questo tipo, con una serie di dispense che si possono scaricare poi online in modo gratuito, con dei corsi preparatori che facciamo sia in presenza, se è possibile, se no li facciamo sempre online, e poi esistono anche delle pubblicazioni specifiche come questa che sto mostrando. Questo è un manuale dell'esame abilitante, è la 5ª edizione, è un manuale molto richiesto. Per avere, chi lo vuole comprare eventualmente, va nel nostro sito, c'è uno spazio che rimanda l'editore, perché questo non lo facciamo noi, abbiamo anche qui una collaborazione con l'editore, noi glielo diffondiamo e lui si impegna a tenere un prezzo relativamente basso del manuale, perché questi manuali sono molto costosi. Queste sono tutte le attività. Io mi fermerei qui e lasceremo lo spazio eventuali ad altri interventi di chi vuole intervenire, e gestiranno gli interventi il collega Golè che governa questa chat. Roberto, sono ricorrenti domande pratiche sull'esame inerenti il praticantato e il tirocinio, in particolare per i laureati in scienze naturali. Allora, noi il praticantato per i laureati è di 6 mesi. È un praticantato che può essere svolto anche durante il corso di laurea. Noi abbiamo una serie di atenei convenzionati. Negli atenei convenzionati, direi quasi in tutti, il tirocinio è svolto durante il corso di laurea, con questo meccanismo. Tutte le facoltà scientifiche hanno dei CFU legati ad attività di tirocinio pratiche. Noi semplicemente in convenzione con l'Ateneo vediamo questi tirocini, magari ce li orientiamo meglio, in ogni caso riconosciamo i tirocini fatti all'interno come anche validi ai fini professionali. L'abbiamo fatto per agevolare i giovani a poter entrare prima nel mondo del lavoro e anche per togliere di mezzo, se posso permettermi di dirlo, una serie di equivoci. Ad esempio, in alcune università, forse non scienze naturali ma in agraria, ci sono degli studenti che fanno tirocini in nostri studi professionali. Poi quello esce e gli chiediamo il tirocinio. Magari quello dice: ma io l'ho fatto da Orlando. Io gli devo dire: ma quello non vale. Hai fatto il tirocinio ma valeva per l'università. Rifatto per me, sinceramente. Mentre, riconoscendo questi percorsi, chi l'ha fatto una volta non lo deve ripetere. Chi possiede 2 lauree, ovviamente il problema non ce l'ha. E in realtà, causa Covid, per tutti i tirocini che dovevano essere svolti fino al 31 dicembre di anno scorso, c'è una norma che li ritiene assolti anche quando non assolti, perché esisteva lo stato emergenziale, i tirocini non si potevano svolgere e quindi quelli sono tutti, diciamo così, autocertificati. Dal 1 gennaio non sembra essere più così. Comunque, diciamo, il tirocinio è il riconoscimento individuale. E quindi negli atenei che non sono convenzionati, i laureati li guarderemo caso per caso, come sempre detto.
Devo però aggiungere che il tirocinio non devi averlo fatto quando fai domanda, ma devi averlo fatto entro il giorno prima l'inizio delle prove. Gli esami inizieranno il 22 di novembre di quest'anno, quindi una persona che fosse carente di alcuni mesi di tirocinio ha di fronte a sé tutto il tempo per svolgerlo. Per esempio, uno che ha bisogno di 3 mesi di tirocinio, perché magari ne ha dimostrati 3 o ne dimostra 3, ha ben 6 mesi di fronte, forse 7, da maggio a novembre per poterlo fare. Quindi il tirocinio tu lo puoi completare fino al 21 novembre. Pertanto, se qualcuno fosse in condizione di carente di tirocinio o di tirocinio parzialmente svolto, sicuramente quest'anno, che gli esami che sono adesso più della maggio, ha di fronte a sé senza problemi tutto il tempo per maturare il tirocinio. Ha anche più di 6 mesi di tirocinio, perché da aprile a novembre ci sono 7 mesi, quindi volendo c'è tutto il tempo di farlo. Roberto, tu hai delle altre domande che possono... Ho delle domande, una rispondo subito. Dove trovare maggiori informazioni? Sito del Collegio Agrotecnici, www.agrotecnici.it. Poi rispondo anche alle domande, così lo trovate anche scritto. Domanda a cui hai già praticamente risposto. I tirocini si possono svolgere dopo la laurea triennale? Risposta molto rapida, sì, o anche durante il percorso di studio. Anche durante, noi abbiamo una convenzione sottoscritta tra noi e i due ministeri, Università e Giustizia. Gli albi hanno una vigilanza del Ministero della Giustizia, perché noi rappresentiamo la fede pubblica, o dovremmo rappresentare la fede pubblica, perché non sempre questo avviene, ahimè, nel settore. Quindi abbiamo una vigilanza doppia di giustizia. Abbiamo una convenzione firmata con i due ministri che ci consente di fare le convenzioni a cascata con gli Atenei, e quindi il tirocinio si può fare sia prima che dopo la laurea. Ovviamente prima se c'è la convenzione. Roberto, chi è in possesso di un diploma in diritto agrario più laurea, comunico, non deve fare il praticantato o il tirocinio, perché ha il doppio titolo di accesso. Buongiorno, sono uno studente universitario. L'esame di stato di agrotecnico potrebbe dare l'idoneità per svolgere altre professioni, come per esempio l'idrologo? Allora, un esame di abilitazione vale per la professione scelta. Se io mi abilito medico, non faccio l'avvocato. Se mi abilito agrotecnico laureato, ora. L'idrologo, sinceramente, non è una professione protetta, e quindi bisogna vedere le norme, ma così, diciamo, di primo acchito a livello epidermico, direi che, essendo l'idrologo un'attività a nessuno riservata, fare chiunque, anche un non iscritto all'albo che abbia le competenze specifiche per farlo. Credo a maggior ragione un laureato in scienze naturali e ambientali. Ma non esiste l'attività di idrologo protetta, almeno che io sappia, a meno che non sia normato da qualcosa, bisogna andare a vedere. Però diciamo, non esiste un albo, un ordine, una professione. Credo che sia libera, quindi si può fare anche senz'altro. Il vantaggio di farla con l'albo vi dà il vantaggio della previdenza. Tra l'altro, prima non ho detto, perché per me le prime cose le ho scontate, che anche i costi della previdenza nostra sono molto bassi. Noi paghiamo solo il 10% rispetto, per esempio, al 33% circa che paga un dipendente. Noi abbiamo il 10% obbligatorio e la libertà di pagare di più, ma non noi, libertà. Io personalmente pago un'aliquota più alta del 10%, perché mi rendo conto che è importante avere una buona pensione quando si andrà via, si cesserà l'attività lavorativa. Molti colleghi lo fanno, però... Magari può capitare che una persona in un anno non gli vanno bene le cose, non ha molti soldi da accantonare per la previdenza, ecco, lui sa che può pagare solo il 10%. Pagare di più, ma è una scelta autonoma del previdente. Si capisce bene che non è un vantaggio da poco, perché in Italia, per esempio, un lavoratore dipendente non è che può scegliere cosa paga. Gli vengono tolti in busta paga, buongiorno, buonasera, sia l'anno in cui lui ha bisogno,
sia l'anno in cui ha meno bisogno. Abbiamo anche questo vantaggio. Quindi fare l'idrologo, se è un'attività di libero esercizio, come io credo, conviene farla da iscritti all'albo, perché ha il vantaggio previdenziale, oltre a quella rivalutazione di cui vi ho detto. Ok. Chiedo una cosa, mi sto segnando le domande particolari e personali a cui risponderò poi dopo tramite email. Una che poteva essere interessante: ci si può iscrivere contemporaneamente due albi? Esempio agrotecnici più biology junior? Certo che sì. Anche in quel caso è interessante, perché nelle casse hanno l'opzione previdenziale, cioè tu puoi fare due attività e pagare una sola cassa, e quindi concentrare meglio i contributi previdenziali per farli rendere meglio. In Italia non ci sono limiti all'iscrizione contemporanea agli albi, c'è soltanto una questione di buon senso. Comunque io ho un collega che è iscritto in 5 albi, il nostro, ingegnere, gli avvocati, mi pare che non mi ricordo che altro albo ha, lui è fatto così, gli piace iscriversi agli albi. Però non c'è limite, uno si può iscrivere più gli albi che vuole. C'è, ripeto, bisogna guardare se ha senso farlo, ma se uno è contento nel farlo, va bene. Ok, stavo vedendo se c'era ancora qualcosa interessante. Ho una laurea triennale in scienze ambientali e ora sto facendo la magistrale. Potrei comunque svolgere il tirocinio e poi fare l'esame di Stato? Rispondo semplicemente io, poi se Roberto vuoi aggiungere, assolutamente sì. Roberto, sono amministratore di un'impresa agricola e conseguirò la laurea magistrale LM75 a luglio. Posso inviare la domanda per quest'ultimo titolo? Ci sarà comunque necessità di praticantato? No, perché può inviare la domanda, perché basta che lui consegua, come dicevo prima, la domanda si fa adesso, i requisiti bisogna averli il giorno prima dell'esame. Quindi se questa persona si laurea prima di novembre, luglio sicuramente prima di novembre, può farla. Aggiungo che esistono dei percorsi alternativi al tirocinio, che ovviamente per sinteticità non ho illustrato. Se una persona è titolare di azienda agricola non deve fare il tirocinio, perché uno di quei percorsi alternativi, altri percorsi alternativi sono per esempio l'attività tecnica subordinata. La collega di Stefano diceva prima, abbiamo dei colleghi che lavorano all'ARPA Ambiente, benissimo. Se tu sei un dipendente di una regione nel settore agrario, di un'ARPA, eccetera, chiaramente nessuno ti chiede il tirocinio, perché se tu hai almeno 18 mesi in un ruolo tecnico, non devi fare il tirocinio, perché se hai fatto 18 mesi o più un'attività nel settore, diventa, come dire, francamente paradossale chiederti il tirocinio quando stai facendo quelle attività lì. C'è forse la collega di Stefano. Roberto, ti aggiungo solo. C'è la collega di Stefano che forse vuole intervenire, se gli puoi dare la parola. Vedo che alza la mano, quindi. Allora, dovrebbe riuscire, provo. Ok, prego. Ok, scusate. No, volevo, Presidente, ricordare anche la convenzione che c'è con gli agrotecnici per quanto riguarda l'esame. Per il tirocinio, cioè praticamente la possibilità, AISA certifica praticamente il tirocinio se si è esperti ambientali da noi, la convenzione che c'è tra la nostra associazione e l'albo. Sì, è corretto. Noi abbiamo due convenzioni, una con l'AISA e una con l'AIN. Siccome la legge 4 prevede entrambe le due associazioni, credo che sono in legge 4, comunque sicuramente l'AIDA, la legge 4 prevede dei requisiti molto per una categoria di esperti esterni. Anche in quel caso, quando uno ha dei requisiti, non so, decennale, ventennale di attività, è chiaro che lì non c'è bisogno del tirocinio, perché lui ha un'expertise molto più ampia di quella che diciamo viene richiesta per legge, e basandosi su diciamo i livelli di esperienza che sono stringenti. Per la legge 4 le nostre convenzioni prevedono che sia
l'associazione che mi certifica diciamo, questa caratteristica che poi loro a loro volta hanno rendicontato al MISE in base alla loro iscrizione in quel ministero. Dalla chat non c'è più nulla di particolare. Bene, se ci sono delle persone che vogliono intervenire, credo che lo possono fare, tu li individuerai e gli darai la parola. Allora, io provo a aprire il microfono, quindi dovrebbero aver la possibilità di. Però credo che ci sia modo per tutti di prenotarsi. Allora, ci sono anche la possibilità di alzare la mano. Se volete. E chi vuole intervenire potrà farlo liberamente. Adesso non trovo mani alzate. Bene, intanto che continuiamo qualche minuto ancora, perché si è fatta, diciamo, già 2 ore che siamo qui. Voglio ricordare che non è che il mondo finisce oggi, quindi tutti quelli che avranno dei quesiti da porre, va bene, se vogliono porre alle 2 associazioni andranno in internet, prenderanno i loro siti e manderanno le mail. Chi ha dei quesiti da porre a noi come albo può scrivere o andare nel nostro sito, dove peraltro da ieri sono pubblicati anche i facsimili di domanda, quindi chi vuole fare domanda la può scaricare lì. Sono dei facsimili editabili, quindi si compilano, scaricandoli semplicemente. E troverà anche tutte le informazioni sull'albo. Esiste la possibilità, c'è un blog dove fare domande interattive, è possibile farle anche sui nostri profili social, Twitter, Facebook, eccetera. Oppure ci può mandare una tradizionale mail. Il nostro indirizzo è molto semplice, è agrotecnici@agrotecnici.it, quindi più facile di così. Quindi tutti quelli che hanno dei dubbi, vogliono dei chiarimenti, vogliono dei riscontri prima di fare domanda, da qui al 5 maggio possono farlo. 5 maggio però è l'ultimo giorno per fare domanda. Chi tarda a farla si va l'anno prossimo e, come ho detto prima, cambiano anche le regole dell'esame, che tornerà normale, o almeno io me lo auguro, perché vorrà dire che il Covid è finito. Se invece fosse ancora online mi dispiacerebbe, perché ovviamente avremmo dei problemi di natura sanitaria. Io, se posso, Presidente, voglio scusarmi per la connessione, che purtroppo a casa è successo penso, un cortocircuito. Ora sono collegata col cellulare. E niente, se alla professoressa Angiolini può essere utile, la mia presentazione, c'erano alcuni spunti di riflessione per il futuro, insomma, per le nuove sfide che il collegio e le associazioni di categoria dovranno affrontare. Se vi possono essere d'aiuto, mi riservo di inviarvela, e ovviamente resto a disposizione per qualunque attività di confronto e, insomma, di azioni da svolgere tutti insieme. Grazie e scusatemi. Se posso intervenire, ringrazio moltissimo tutti per gli interventi, per questo quadro, questa panoramica, soprattutto le ultime informazioni sull'esame di Stato, che sono state sicuramente utilissime. E chiederei, appunto, sia alla dottoressa Di Stefano che al professore Iasso di comunque far avere, magari con ambi, appunto, la presentazione, o anche al professore Iasso magari un breve commento, riassunto sintetico di quello che ha detto, che possiamo metterlo appunto sulla nostra pagina Facebook a disposizione di tutti i nostri studenti, e diffonderlo presso i nostri laureati. E confido appunto in un colloquio continuo con tutte queste componenti delle discipline naturalistiche ambientali, e in particolare col dottor Orlandi, per portare avanti il discorso futuro delle lauree abilitanti, che sta diventando davvero pressante. Senza contare che queste discipline, come ha sottolineato la domanda fatta in precedenza, danno accesso a più collegi, a più albi, e quindi la tematica laurea abilitante in questo senso è ancora più difficoltosa che non in corsi di laurea che magari
hanno una professione unica, univoca. Quindi sarà un argomento da trattare con estremo, diciamo, cura, dettaglio e cautela. Spero che tutte le componenti che si preoccupano del futuro dei naturalisti e degli ambientalisti possano partecipare. Quindi io ringrazio moltissimo tutti, in particolare ancora dottor Orlandi che ha permesso questo evento. E niente, spero che possa essere l'inizio di un dialogo, diciamo, costruttivo e continuo. Assolutamente sì, noi siamo disponibili. Dottoressa Di Stefano, mi stanno chiedendo in chat più persone se è possibile poi l'invio della sua dispensa di quanto ha presentato. Assolutamente sì, ora la do a voi e non lo so, insomma, mi dite voi come. Io ve la rendo disponibile Davanti, e poi. Esatto, per. che siamo noi a divulgarla perché tutte le persone collegate si sono dovute registrare, quindi abbiamo le mail di tutti. Così come tutti quelli che sono interessati, manderemo anche un attestato, perché comunque questa informazione, manderemo un attestato in secondo tempo diciamo, della partecipazione, perché noi possiamo vedere, è tutto registrato, quindi le persone che sono registrate, quanto tempo sono rimaste collegate, eccetera. Quindi basta che le mandi qua, dopo noi pensiamo noi a mandarle a tutti quelli che ce le chiedono. Quanto alla professoressa Angiolini, ma sono io che ringrazio voi perché diciamo, l'impulso di questa giornata è vostro, noi abbiamo soltanto aderito. Sicuramente faremo le lauree abilitanti, le quali, siccome in premessa ho detto, l'esame di abilitazione è previsto in Costituzione, non lo possiamo sopprimere. La laurea abilitante fa coincidere col momento della laurea anche l'abilitazione. Quindi è un doppio, lo stiamo vedendo per un'altra laurea nuova. Oggi avevo proprio alle 15 una riunione con il MUR, le lauree professionalizzate, che sono un'altra novità ancora, diciamo, ci sono tante novità da ultimo, e anche lì il problema per l'esame di abilitazione è lo stesso, cioè l'esame di abilitazione sarà un esame coincidente e ulteriore a quello di laurea. E quindi poi c'è l'autonomia degli Atenei, vedranno come farlo, ma sostanzialmente l'esame rimane, ma viene semplificato e fatto coincidere insieme a quello di là. È una cosa importante perché aiuterà il giovane a entrare prima nel mondo del lavoro, sostanzialmente. Poi i problemi del mondo del lavoro li sappiamo e quindi sono più grandi della semplice, no, possibilità di farlo. Poi hai bisogno di strumenti. Noi nel nostro piccolo, come ho spiegato, cerchiamo di dare strumenti da. Peraltro voglio dire che 10 giorni fa abbiamo rimosso l'ultimo impedimento, c'era un problema per noi che riguardava la collocazione del tirocinio. Siamo riusciti a far modificare la legge collocandolo comunque tutto prima della laurea del tirocinio, e quindi questo partirà dal nuovo anno, e dentro il decreto legge che si chiama Sostegni Ter, approvato in via definitiva dal Parlamento a fine di marzo, quindi anche l'ultima ombra sulle possibilità di andare avanti a gonfie vele sulle abilitanti l'abbiamo disciolta e quindi siamo assolutamente tranquilli. Anzi, abbiamo già inoltrato al Ministero una prima richiesta perché il Ministero dovrà affrontarla, ma come diciamo quel giorno, poi cominceremo a lavorare noi per la parte tecnica perché quella la devi fare sempre. Quindi conviene che ci mettano le mani i docenti, quelli che conoscono la didattica e i problemi e quindi portare un lavoro fatto come si deve i cavoli ministeriali. Comunque la faremo. Va bene, grazie mille ancora allora. Grazie a voi. Roberto, solo una cosa tecnica mi chiedono in parecchi. L'attestato devono richiedercelo loro o lo mandiamo d'ufficio tutti? Crepi la malizia, lo mandiamo d'ufficio tutti. È più Ok, semplice. allora. Così semplifichiamo la vita a Esatto. tutti, a noi che non dobbiamo dire uno sì, uno all'altro, lo mandiamo tutti. Ok, allora a chi ho scritto richiedetelo agrotecnici, vi arriverà anche senza richiederlo. Vabbè, chi lo chiede, vabbè, in più, che non abbiamo nulla. Bene, se non ci sono altre richieste di intervento, altre domande.
Chiedo a te, Roberto, che governi la. Allora, in chat non c'è più nulla di particolare. Ah, anche una cosa. Solo una cosa, per i PDF e questo vi comunicheremo tutto tramite email e anche per la registrazione come li diffondiamo. Chiudi pure se ritieni. Grazie allora. Grazie mille. Grazie a tutti. Grazie a tutti e arrivederci. Arrivederci, grazie. Arrivederci. Roberto, posso chiudere tutto? Hai il microfono spento.